Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. In Italia aumentano i casi di tumore, ma uno su quattro guarisce. Lo stigma cancro-morte può essere superato. Se è vero che i casi di tumore sono in aumento, infatti è anche vero che oggi in Italia una persona su quattro guarisce dalla malattia. Lo riporta lo studio realizzato dall'ETAM Working Group e presentato al Ministero della Salute. L'aumento dei casi di tumori in Italia è dovuto in gran parte all'invecchiamento della popolazione e al miglioramento della sopravvivenza dei pazienti oncologici. Dalla fotografia scattata dall'ETAM risulta però che il 27% degli italiani colpiti dal tumore, 20% dei maschi e 33% delle femmine, può essere definito già guarito. Ma non basta, anche tra il restante 73% dei pazienti, si legge nello studio, una grande quota è destinata a guarire. Il tempo di guarigione, spiegano dall'ETAM, varia per ogni tipo di tumore ed è influenzato dall'età al momento della diagnosi e del sesso e del soggetto colpito. Lo scrigno delle stelle appena nate. Il telescopio VST dell'Osservatorio dell'ESO al Paranal in Cile ha catturato l'immagine più dettagliata ottenuta finora della costellazione meridionale dell'Altare. Gli astronomi hanno potuto così osservare molti tesori celesti in questa zona di cielo che si trova a 4.000 anni luce da noi, ammassi stellari, nebulose a emissione e regioni di formazione stellare attiva. Hanno studiato da vicino la nebulosa RIM, il muro di nubi scure e luminose che marca il confine tra una regione di formazione stellare attiva all'interno della nube molecolare, nota come RCW108, e il resto dell'associazione. In quella regione è stata riscontrata la massiccia presenza di idrogeno, ingrediente primario della formazione stellare. A mano che la nube crea nuove stelle, viene anche erosa dai venti e dalla radiazione emessa dalle stelle delle precedenti generazioni e da violente esplosioni di supernova. In questo modo le regioni culla delle stelle nuove tendono ad avere una durata di soli pochi milioni di anni. Pillola dei 5 giorni dopo serve la prescrizione. Il Consiglio Superiore di Sanità ha deliberato sulla cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo. In attesa dei dettagli del dispositivo, la decisione è che il farmaco Ellaone debba essere venduto in regime di prescrizione medica indipendentemente dall'età della richiedente. Questo soprattutto per evitare gravi effetti collaterali nel caso di assunzioni ripetute in assenza di controllo medico. Lo ha comunicato il Ministero della Salute in una nota. Quei dischi indistruttibili nel cuore caldo della Via Lattea. La ricerca pubblicata su Astronomy and Astrophysics svela il segreto custodito nel cuore della Via Lattea. Gli scienziati dell'Università di Bonn, che hanno condotto lo studio, hanno individuato circa 20 dischi di polvere e gas che ruotano intorno a stelle incredibilmente calde. Come hanno fatto a sopravvivere in un ambiente così infernale? I dischi avrebbero dovuto infatti evaporare in meno di un milione di anni, ma questo non è accaduto. Le ipotesi attualmente al vaglio sono due. La prima teoria è che i dischi siano eccezionali e che presentino una capacità di resistere mai riscontrata prima. La seconda punta invece ad individuare un meccanismo che riesca a salvarli. I ricercatori hanno attivato una collaborazione internazionale per trovare risposta al mistero e magari scoprire se questa sopravvivenza così ardua è il segnale che in quelle zone potrebbero formarsi anche i pianeti. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Dal 12 al 20 marzo gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea proveranno tenacemente a mettersi in contatto con FILE, il piccolo e storico lander della missione Rosetta che lo scorso 12 novembre si è ancorato sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. L'atterraggio avvenne in una zona diversa da quella programmata, una zona maggiormente in ombra. È questa caratteristica a preoccupare gli scienziati, perché FILE ha un bisogno vitale di luce solare per riattivarsi e mettersi in contatto con l'orbita Rosetta e quindi con la Terra. Quello di questi giorni è il primo tentativo di svegliare il lander, per questo è stata accesa l'unità di comunicazione a bordo di Rosetta. In questo periodo, FILE sta ricevendo una quantità di luce solare pari al doppio di quella che riceveva al momento del suo memorabile balzo sulla superficie della cometa. La fase attuale del viaggio decennale della missione vede la cometa, Rosetta e FILE ad appena 320 milioni di chilometri dal Sole. Probabilmente è ancora troppo freddo perché il lander si svegli, ma è importante provare. Le prospettive migliorano un giorno dopo l'altro, parola del project manager del lander che parla dal German Aerospace Center in cui vengono eseguite le operazioni. Sono molteplici le condizioni che si devono verificare affinché la comunicazione sia stabilita tra il mondo remoto della cometa e la Terra. Le rende note l'ESA che punta il dito innanzitutto sulla temperatura.
è importante che sia non inferiore a meno 45 gradi centigradi. Nella zona in cui si trova ora il lander, battezzata Abydos, giunge solo una piccola quantità di luce e le temperature sono notevolmente più basse rispetto a quelle previste nel luogo in cui era pianificato che File atterrasse. Oltre ai gradi, è importante che File si risvegli avendo a disposizione energia per almeno 5,5 watt prodotti grazie ai suoi pannelli solari. Se queste due condizioni si verificano, File si sveglia e prova a ricaricare la sua batteria. Ma cosa succede se File riesce a svegliarsi? La risposta la dà sempre l'Agenzia Spaziale Europea. Prima di tutto, sul lander si attiva ogni 30 minuti il ricevitore e aspetta il segnale dall'orbiter Rosetta. Questa connessione può essere gestita anche con poca energia a disposizione. In questo momento, spiegano dalla Germania, non sappiamo se File è già sveglio oppure no. Per scoprirlo è necessario che File attivi anche il suo trasmettitore, per cui serve energia in più. Si parla di 19 watt necessari. Rosetta è adesso al lavoro, sta inviando i suoi segnali al compagno di viaggio con cui ha attraversato lo spazio per 500 milioni di chilometri. Non appena File risponde, si attiva subito il check-up sul suo stato di salute. Il lavoro scientifico legato ai 10 strumenti a bordo di File non può prescindere dallo stato del lander in fatto di temperatura, energia e stato generale. Ricordiamo che in teoria File è esposto alla luce del sole per poco più di un'ora al giorno e che il giorno, su 67p, dura 12,4 ore. Se la batteria si carica come previsto, le misurazioni possono essere effettuate durante le ore notturne. Se entro il 20 marzo il piccolo File non invia nessun segnale, niente paura, gli scienziati non demordono, oltretutto man mano che il viaggio verso il Sole prosegue, aumenta la quantità di energia accumulata nei pannelli solari e quindi anche la possibilità che File si svegli.